Carla se ne assumerà le conseguenze. Spero di essere stata sufficientemente chiara, signor ministro. Ha votato scheda bianca. Come, prego? Le ho domandato se era in bianco la scheda che ha depositato nell'urna. Non si sa mai, signor ministro, non si sa mai. Pronto, sono il sindaco. Voglio parlare con il ministro degli interni, urgentissimo. Sì? Signor ministro, qualche ora fa esplose una bomba nella stazione della metro di superficie settore est. Ne sono già... Io sia morta. In tal caso non sarà un problema per lei mantenere silenzio sulla questione, visto che mi dice che è morta. Non avrei mai immaginato che si potesse esserlo così tanto. Gli scontri interni, il volto crudo e anche volgare del potere in un estratto da Tempo Pessimo per votare, uno spettacolo di Carlo Cercello che apre la stagione del Teatro Elicantropo di Napoli, portato in scena con gli allievi del laboratorio teatrale permanente. Questi erano soltanto due, Alessandro. Malinconia, devi convincermi che adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle, i tuoi baci, i tuoi guariscimi, fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi e poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho te. La nostra moviola, mancano 30 secondi alla fine del 45esimo, poi vedremo il recupero. 0-0 Corsini. Udine. 43 minuti giocati, sempre 0-0 il parziale, c'è stata un'incursione di Maicon nell'area di rigore dal fondo. La palla portato in diretta, cioè sull'incursione di Gabriel Silva che aveva poi calciato in diagonale, la palla non ha raggiunto il palo perché poco prima di toccare la base del palo è stata invece respinta, insforbiciata da Castano. L'illusione ottica e la traiettoria del pallone ci aveva dato l'impressione che la palla fosse rimbalzata sul palo, in realtà l'entrata insforbiciata di Castano è stata 1-1, Fiorentina in gol al 45esimo con Cuadrado. Chievo 1, Fiorentina 1. Grazie a Zennaro. Allora, per la Fiorentina si porta un pareggio con il gol di Cuadrado e poi il Parma si è segnato il secondo gol. Parma-Milan 2-0, Juventus-Genoa 0-0, Udinese-Roma 0-0, Bologna-Livorno 1-0, Catania-Sassuolo 0-0 e Chievo-Fiorentina 1-1. Perfetto, alle 16 ci sono i secondi tempi, adesso a te di a seria prova il portiere Cullari e quindi ora aspettiamo questo calcio di punizione che è insidiosissimo. Devo chiedere se tirerò la linea. Greco che si sta prestando a battere, fischia l'arbitro, un minuto ancora, stiamo partendo. Fallo, la palla è uscita fuori di poco. Nella classifica ufficiale di Radio DJ, Tiny Tampa con Children of